Ciao a tutti e benvenuti sul canale, siete su Cartomantica e con questo interattivo, niente, esprimete un desiderio e poi scegliete la variante, restate con me. Ciao a tutti e come sempre bentrovati, bentornati, benvenuti se siete nuovi qui sul canale, siete su Cartomantica e oggi facciamo un interattivo un po' libero, insomma lasciamo parlare le carte, però sempre partendo da qualcosa che viene dal vostro di cuore, quindi esprimete un desiderio, poi scegliete la variante e ascoltate che cosa vi devono dire le carte, semplice così. Naturalmente se avete pensato a qualcosa e quello che vi rispondono non coincide in niente a quello che avete pensato, beh allora forse è meglio il caso di andare a sentire le altre. Se neanche le altre vi dicono qualcosa, magari lasciamo perdere per questa volta, andatevi a vedere se ne avete voglia gli altri interattivi sul canale. Ma se invece è la vostra variante, ricordatevi che quando le carte parlano spontaneamente è sempre una marcia in più rispetto a quando noi chiediamo, perché a volte si condizionano un po', no? Certo, poi queste sono letture generali, quindi ci mancherebbe altro, però quello che ci viene spontaneamente da una lettura è sempre sempre più incisivo, diciamo, dovremmo farci ancora più caso. Bene, come sempre, appunto, vi ricordo, sono energie generali, quindi sono letture generali, ma sono tre varianti che corrispondono alle tre pietre che vedete qui, sono la rossa, la blu e la bianca, quindi scegliete, poi trovate come sempre nella descrizione il link diretto. Prima vi voglio ringraziare perché stiamo salendo, io dico siamo perché siamo una community, quindi vale per tutti, stiamo salendo ancora con le iscrizioni, col canale sta diventando grande, ci sono delle visualizzazioni pazzesche, sono veramente contenta, grazie dal primo all'ultimo di voi, anche chi si è iscritto ieri, ma chi è qui dal primo giorno addirittura, quindi figuriamoci, avete veramente aiutato a costruire questa cosa che per me, questo canale per me è veramente un motivo di relax, infatti è una cosa che mi piace molto, si capisce, quindi grazie a tutti, grazie anche per Instagram, per tutto quanto. Come vedete adesso sto postando con una certa frequenza finché dura questo momento in cui lo posso fare, casa un pochino più vuota e quindi meno incombenze. Tanto finisce la magia, però insomma finché c'è ce la gustiamo, d'accordo? Allora, con questo vi ricordo anche per le letture, se avete delle consulenze che volete da me, le trovate secondo disponibilità sul sito, sono letture quelle proprio consulenze tipo coaching, quindi le trovate, sono corpose secondo appunto il tempo che posso dedicare. Ho più tempo, ma sono comunque cose che richiedono anche un momento tranquillo, insomma mi ritaglio i miei angolini. Se avete invece domande al volo mi trovate su Wisio, anche qui trovate l'indirizzo qua sotto nella descrizione e ricordatevi che fino al 31 di agosto c'è lo sconto del 10% inserendo il codice che c'è appunto nella descrizione. Quando dico domande al volo, se magari volete sapere una cosa, non volete la consulenza, l'analisi, anche perché ci sono tempi di attesa più lunghi, invece per Wisio ovviamente ho anche meno lavoro da fare perché non devo elaborare troppo il video, non devo emettere io la fattura, tenere la contabilità, perché comunque poi me la rivedo io con Wisio, per cui sono molto più rapide e sono un altro tipo di domande. In ogni caso ce n'è per tutti, quindi vedete che poi in un modo o nell'altro una risposta, se la volete, arriva. Intanto vi ringrazio per l'interesse. Bene, partiamo. Vi ricordo che dovete appunto scegliere, se volete scegliere la rossa o la blu o la bianca, cliccate poi sul link e ci ritroviamo qui con la variante che avete scelto. A fra pochissimo. Allora, per voi che avete scelto la pietra rossa, vediamo questo desiderio. Intanto cerchiamo di collocarlo, cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. Naturalmente saranno stese, già sono generali, però che terranno presente le energie. Tipo se volete una riconciliazione, parlerà di riconciliazione. Ci saranno dettagli magari, ecco, ma potrebbero essere molto generali, quindi riferirsi a una riconciliazione in genere. Ovviamente faremo il possibile per scavare nei particolari, però l'importante, come dico, insomma, in questi casi è il risultato, quindi vediamo se riuscite proprio a, ecco, lo sapevo, sto dicendo a realizzarlo. Anime gemelle, qui non ci sono dubbi sull'energia che sta sopra di voi per questo
desiderio che state sperando di esaudire, evidentemente qui si tratta di qualche cosa che riguarda l'amore e la realizzazione di qualcosa con quel qualcuno che avete nel cuore, che non è detto che sia vostro compagno o vostra compagna, anzi potrebbe essere proprio qualcuno che desiderate che lo diventi. Io ci provo, avete visto che io ci provo sempre a metterla un po' più sul generico, lasciare aperti altri argomenti, ma insomma qui evidentemente le energie nostre insieme, guardate cosa abbiamo qua, nel caso ci fossero dubbi. Allora metto questa carta, adesso ve la faccio vedere meglio perché vale la pena, no? Qui ci sono due persone che coronano il loro sogno di amore, quindi tra anime gemelle e questo qua, questo desiderio riguarda coloro che sperano di, adesso non so se convolare a nozze anche per carità, però di raggiungere il livello coppia con qualcuno. Vediamo appunto quali saranno poi le diverse possibilità, da dove partiamo, ma in ogni caso vi rassicuro sul fatto che qui evidentemente si tratta di qualcosa che ha già delle buone basi, quindi anche magari non siete insieme, magari è semplicemente trovare l'anima gemella. Andiamo a guardare, perché non è che ci deve essere sempre la rincorsa, no, al candidato, alla candidata ideale, magari c'è l'attaccamento al passato. È un'energia che mi piace SNI, ecco, diciamo, perché nel senso che, beh, è sempre utile comunque, potreste magari non riuscire a trovare l'anima gemella o non riuscire a mettervi finalmente in connessione con questa persona perché siete legati a degli schemi, a delle ferite del passato. È comunque un'informazione importante. Adesso andiamo a guardare la temperanza. Direi chi la dura la vince, ma non voglio banalizzare quest'arcano che secondo me è tra i meno come dire, meno di successo, no? È quello meno, tra i meno popolari, perché sembra una carta che dice sì e no, invece è una carta molto importante, intanto perché ci parla di guarigione, se abbiamo una situazione compromessa e vogliamo convolare a nozze o a quello che volete con l'anima gemella, ci parla però anche di un processo di distillazione, di perfezionamento, quindi anche di qualcosa che magari in questo momento ostacola la riuscita e il raggiungimento di questo stato, di questa relazione con la persona che volete, ma anche, proprio perché vediamo questo attaccamento al passato, ci parla di finalmente un equilibrio nuovo, un riuscire a metterci in pace col passato, a filtrare ciò che dobbiamo trattenere e lasciare andare ciò che no. Quindi è una carta molto importante, una lama degli arcani maggiori molto importante. Non so perché di solito non suscita molto entusiasmo, non so se perché dà l'idea di una roba tranquillina, come se non succedesse niente. Invece senza di questo non si va da nessuna parte, questo ve lo dico. Vabbè, allora, visto che parla d'amore, guardiamo anche questi. Penso che non ci siano dubbi, no, sul fatto che sia un desiderio che riguarda i sentimenti. Che cosa abbiamo qua? Potrebbe essere la persona giusta, e io dico sì. Qua dice hai già incontrato il partner che cerchi, perciò anche chi sta sperando di incontrare la persona con la quale costruire una relazione, sappiate che questo è un altro indizio. Magari non vi siete focalizzati su questa persona quando l'avete incontrata. Tuttavia qua ci dice che c'è già passata nella vostra vita, magari non in un modo abbastanza vistoso perché voi poteste tenerla presente, no? Però adesso lo sappiamo, adesso inizia il catalogo, no? Dunque, allora, questo può essere, quest'altro no, quello di solito si fa così, lo faccio anch'io. Allora, andiamo un po'. Resistenza, ma resistenza non è qualcuno che resiste, è la vostra, persistere qui è... È solito chi la dura la vince. Allora, a maggior ragione dico che a mio parere qui si tratta del desiderio di quagliare, ecco, con qualcuno che già conoscete, che secondo voi è l'anima gemella, è la vostra dolce metà, che è qualcuno del passato. Non dico che è un ritorno, perché qua non ci sono le condizioni per dire una cosa del genere. Potrebbe essere qualcuno a cui state dietro da un po', ecco. Però non è un ritorno, questo è un desiderio di riuscire a coronare il vostro sogno d'amore con questa persona. Andiamo a controllare con queste, stando pronti anche, lo dico sempre perché sennò sembra che rovinino tutto, no?
anche a carte apparentemente negative. Voi sapete che le carte comunque da sole, le Norman perlomeno, non vogliono dire assolutamente niente, quindi tranquilli. Ah, ma guarda, cosa volete? Vuoi una conversazione d'amore, ma che soprattutto che chiuda il cerchio, qualcosa di definitivo. Il vostro desiderio qui riguarda questo, qui c'è qualcuno che non si sta muovendo, andiamo un po' a vedere se si muove, se non si muove. No, ma non parla d'amore. Mamma mia. Questa è una situazione vecchia, eh? Cioè vecchia nel senso che voi ci state quasi diventando vecchi, anche se siete giovanissimi. Là, vediamo un po'. Sì, qui abbiamo proprio finalmente una... Allora, qua cambia la marcia, in questo vostro rapporto. Questa stesa ci dice, andiamo a vedere un po' di qua. Spostiamo. Oh. Beh, insomma, qua non si butta via niente, ma perché non vogliamo, è talmente caruccio quello che è uscito. Allora, diciamo pure che questa è una situazione che per la maggior parte di voi è iniziata a gonfie vene, nel senso che c'è stata subito attrazione, poi niente, blackout. State rivivendo un po' tutti i momenti, vi state chiedendo, ma forse ho visto male, forse ho capito male, forse boh, sarebbe bello se... State desiderando proprio di stare con questa persona. Il vostro desiderio è appunto che possiate non solo passare del tempo insieme, ma che questa frequentazione, intanto che ci sia un po' più di frequentazione, ma che vada a finire con quell'energia dell'orso, quindi qualcosa che cresce, una crescita anche vostra personale insieme a questa persona. Insomma, state pensando, vorreste una cosa parecchio seria. Quindi partendo certo da energie di una storia che ancora non è iniziata e quindi una cotta, diciamo, e poi state aspettando e sperando che questa persona si faccia avanti e temete magari ora di aver sbagliato a capire, ma direi proprio di no, perché qui gli indizi sono tanti, quindi se avete di queste paure lasciatele pure andare immediatamente. Quindi a questo primo genere di desiderio, questa prima versione di questo desiderio, senza problemi dico che ciò che è nato sotto una buona stella prosegue e si risolve nel modo migliore. Insomma, quindi se desiderate sapere se vi metterete con questa persona, sì. Può essere anche invece un'altra situazione, cioè una situazione in cui c'è già qualcosina tra voi, magari anche solo così a livello di frequentazione, quindi qualcosa che dà già adesso una bella sensazione, vi sentite benissimo, ma qua la situazione non avanza perché rimane sempre un ti vedo, non ti vedo, ci sei, non ci sei, cioè non c'è nulla di ufficiale. Andate d'amore d'accordo, vi divertite, ma state temendo che forse il divertimento sia il limite massimo che potete sperare da questa frequentazione. Beh, si vede chiaramente, insomma, qui avete avuto un inizio anche qua bello frizzante, ma poi tutto sembra un po' diluito nello spazio e nel tempo. Avete anche timori, qua non esce però questo abbinamento, insomma, quando si parla di relazioni tra due persone non è mai proprio il massimo. Giardino più pesci, qui sembra proprio una coppia aperta se valutiamo questa seconda possibilità, e questa cosa non vi fa piacere, temete che sia proprio questo il massimo che si possa avere, quindi vedersi ogni tanto, stare benissimo insieme, ma non si avanza, non si cresce, no? E questa cosa dura da un po'. Vedete che a questo punto io che ho difeso la temperanza, la carta della temperanza in questo caso proprio ci sta aiutando, perché ci sta dicendo, a parte insieme a questo, chi la dura la vince, sì, ma che qui bisogna distillare proprio i rapporti, si va verso un restringimento, come se fosse un bellissimo imbuto, e quindi da tanta dispersione si arriverà piano piano a una relazione più seria, più solida, insomma, diciamo, no? Che è poi quello che desiderate voi. Si parte da qualcosa di piccolo, quindi un inizio, c'è già stato questo inizio, andiamo verso una risoluzione, quindi il vostro desiderio è questo. Di mettere la testa a posto con questa persona, o almeno di iniziare e poi mettere la testa a posto con questa persona. Perché non mi sto esprimendo oltre, quindi con situazioni più già consolidate, perché non è un ritorno? Beh, perché qui intanto per il ritorno le carte non ci sono, sebbene ci sia l'attaccamento al passato, qua insomma si tratta più di
un qualcosa che c'è già, questo ci vuole dire. Quindi, sì, come avevo detto, poteva essere troverò l'anima gemella, questo potrebbe essere il vostro desiderio, e in questo caso vi stanno dicendo l'ho già trovata, quindi rientrate, l'avete già trovata, rientrate nel primo gruppo, quindi c'è una persona già che vi piace. Non vi piace nessuno? Beh, allora sappiate che in questo caso comunque sta già gravitando nella vostra sfera, l'avete già almeno incrociato qua, sì. A questo rispondo, per il ritorno no, perché qua non c'è un trauma, non c'è un evento traumatico, non c'è alle spalle una rottura, non c'è questo ancora. Magari ci saranno discussioni, ci saranno state come in tutte le coppie che però ancora qua non sono consolidate. Questo sì, ci potrebbe essere, ma anche non tantissimo, nel senso che qua quello che vi manca è la sicurezza, la solidità, l'ufficialità della coppia, e questo ancora non c'è. Ufficialità che manca del tutto se ancora coppia non siete. Ci sono dei dubbi, però vedete, sono tutti riferiti a questi tempi che si dilatano e che vi fanno dubitare di aver compreso i sentimenti appieno di questa persona. O, come dicevo, temete magari che sia il limite a cui arriva questa persona nel genere di frequentazioni che avete adesso. Qui il consiglio, adesso ce lo andiamo a prendere, molto semplicemente, perché mi sembra la cosa migliore. A parte, vabbè, il consiglio a volte arriva dagli oracoli, qua non è arrivato perché ha voluto invece dirci potrebbe essere la persona giusta, hai già incontrato chi cerchi, quindi ci ha tolto subito dall'impaccio, no? Vediamo che cos'è che deve crescere. Voi dà fastidio che questa persona veda altri, che siano amici, la sentite sfuggente. Proprio, vi dà un fastidio enorme. Allora, premesso che comprendo perfettamente il vostro punto di vista, se questa cosa vi disturba, e ci mancherebbe, però attenzione, perché qua mi esce che siete un pochino permalosi o forse un pochino possessivi, e soprattutto se a parte se non si è ancora fatta avanti, forse è un po' presto, no? Però capisco che se non si è fatta avanti possiate avere dei dubbi, sapere che esce che vede altre persone vi faccia un po' tremare, dicendo magari invece che con me vuole stare con qualcun altro. Questo ok, però tranquilli, perché da qua questa possibilità non risulta, quindi almeno a questo che serva questa variante, questo interattivo. Se invece siete in un regime di coppia aperta che voi state mal sopportando, ma avete fatto buon viso a cattivo gioco, allora l'unica cosa che potete fare per far avanzare questa situazione, a parte desiderarlo in modo sereno, costante, visualizzate, siete già insieme, cioè no, questo è l'esercizio che si deve fare, poi un giorno ne faremo magari qualcuno insieme, vi assicuro che funziona, non è magia, sono energie, però certo io vedo qua che alcuni di voi sono un po' questa mania del controllo, io la comprendo, perché se non siete coppie, sapete, questa persona stasera esco con una mia amica o con un mio amico, aiuto, no? Però dal momento che tanto in questo preciso periodo non potete fare altro, se non stare a vedere, fidatevi, qua ci sarà poi un consolidamento della storia. Non siate, almeno non fate capire che siete lì e lo vorreste questa persona legata al divano, no? A parlare con voi tutta sera. Arriverà da sola la persona, perché può essere uomo, donna, può essere insomma chiunque abbiate in mente, arriverà da sola, adesso già un po' ha iniziato questo percorso, a desiderare di passare il tempo in modo più esclusivo con voi, no? Quindi sicuramente ci sarà poi qua una, vi dicevo, si restringe un po' questo suo campo d'azione per restare sempre di più con voi, e vi dirò che poi questo messaggio che sperate che arrivi, questa comunicazione arriverà proprio senza che voi dobbiate spingere sull'acceleratore. Quindi mi sento davvero di rassicurarvi e di dirvi che comunque sembri, io so che ogni tanto qua c'è qualche periodo un po' di bassa energia, pesci sui pesci, non dico altro, che cos'è che vi dà fastidio?
No, allora vedrete che fra poco vi porterà anche di più in compagnia con queste persone che voi in questo momento detestate, sinceramente, e sarà proprio quella la cosa che farà scattare la molla. Non sarà più io esco con i miei amici, tu esci con i tuoi, io esco con la mia compagnia di colleghi, tu con i tuoi. Fra poco vorrà rendervi partecipi della sua cerchia di amicizia e dei suoi affetti. Piano piano, come vi dicevo, qui si restringe e si va verso un legame a due completamente consolidato. Se invece quello che temete lo temete da una posizione ancora di outsider, beh, qui allora, come vedete, quello che desiderate si realizza, insomma, non c'è niente da fare, quindi fortunatamente. Quindi tranquilli, non siate negativi, vedrete che questa persona in breve tempo verrà a parlarvi dei suoi sentimenti e farete finalmente coppia. Beh, insomma, che fosse questo desiderio io di dubbi non ne ho, a costo di sembrare immodesta, perché sono uscite proprio tutte le carte che servivano. Per cui, se avete scelto questa variante, vi invito, se vi è piaciuto, a mettere like e iscrivervi al canale. Seguitemi su Instagram, venitemi a trovare su cartomantic.com. Io, come sempre, vi faccio un enorme in bocca al lupo per questo desiderio. Vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao a tutti. Pietra blu, ecco, la prendo in mano perché c'è il rischio che magari non si veda bene. Andiamo a vedere, per quanto riguarda chi ha scelto questa pietra, se questo è desiderio, come andrà avanti, se si esaudirà. Vediamo un po'. Vediamo qual è il campo d'azione. In questo caso subito vediamo le energie che sono attorno a questo vostro desiderio. Le parche. Qua vogliamo tagliare qualche cosa però. O vogliamo che qualcuno tagli qualche cosa. Insomma, è sempre un taglio, però orientato in modo diverso. Vogliamo che una situazione si concluda in modo definitivo. Le parche lasciano poco, no? Poco spazio a altre ipotesi. Sì, qua vorrete che qualcosa si concluda per il meglio. Vediamo un po', non c'è dubbio, cioè guardatela questa carta, è proprio qualcosa che deve rimanere lì, per il meglio. Questa è un po' l'immagine di Biancaneve, è vero che Biancaneve poi alla fine arriva principe e io non l'ho mai capito. Vabbè, questo è un altro discorso. Nella logica stringente dei bambini, quando ancora lo ero, dice, pensavo, non lo so, dico magari la bacere tira via il pezzo di mela, perché che cavolo, cioè non è che la morde, le mette dentro l'antidoto. Vabbè, lasciate stare, queste sono cose che evidentemente solo i bambini pensano. Comunque arriva il principe e la fa rinascere. Qui appunto sembra un taglio di qualcosa perché possa nascere qualcos'altro. Vediamo un po', perché quella carta non è sempre negativa. È qualcosa che adesso è molto molto in sospeso. Ebbene, allora, se è in sospeso, ci vediamo anche con gli Osho Zen, però ci state pensando di tagliare con qualcosa, o state sperando che qualcosa finisca. Guardiamo. Silenzio. Silenzio carico di aspettativa, è questo. Il silenzio di questa carta degli Osho Zen è silenzio contemplativo, sta molto d'accordo con questo impiccato, molto con questo appeso, perché così come l'appeso sta meditando, incubando, sta riflettendo e riconsiderando, intanto c'è questo silenzio carico di aspettativa, perché ricordiamoci che dopo l'appeso arriva la morte, quindi la trasformazione. Ed ecco qui le nostre parche che parlano di trasformazione radicale. Qui sperate di qualcosa di radicale. Che adesso, ecco, questa energia che vedo qui può essere una via di mezzo tra qualcosa che deve finire e qualcosa invece che sta aspettando di vedere la luce. Cosa sarà? Beh, adesso andiamo a controllare. Allora, vediamo. No, non lo prendo ancora un altro oracolo. Prima ho preso quello del cuore, ma qui non è detto che si tratti di una situazione sentimentale, assolutamente. Vediamo. Ostentazione. Qualcuno vi sta dando fastidio ostentando qua.
direi, cara, la mia parola chiave. Allora, visto che non abbiamo capito ancora bene qual è l'ambito di questo vostro desiderio, anche se io devo dire che un sospetto ce l'ho, però si sa che è meglio prima aspettare di vedere. Creazione, ecco qua, proprio il processo che va oltre. Una volta che questa cosa si è conclusa, io un'idea ce l'ho. Adesso giriamo le nostre Lenormand e vediamo se anche loro mi confermano che il vostro desiderio riguarda quello che penso io. Altrimenti non vi dico cosa pensavo, vi dico cosa diranno le carte. Mi sembra più corretto. Allora. Allora, il desiderio ce l'abbiamo, il raggiungimento del desiderio ce l'abbiamo, è qualcosa che adesso ancora è molto allo stato, direi, quasi embrionale. Perché? Perché qui bisogna prima che qualcosa finisca. Magari ho torto. Magari no. E magari no, appunto. Prima e come dico sempre per me, principale interpretazione di questa lettura. Qui parliamo alle coppie cosiddette clandestine, coppie che sono dei trii. Qua sperate che la persona che amate, che non è ancora il vostro partner, ma sperate che lo diventi, di mezzo c'è qualcuno, adesso in questo momento è, voi la vedete come imprigionato da una relazione ufficiale, qualcosa che evidentemente è nato prima che voi vi metteste insieme, sperate che si allontani da questa situazione, ecco perché ci sono le parche ed ecco perché abbiamo l'appeso e adesso c'è silenzio, perché adesso sperate che vi parli e vi dica che la situazione si è normalizzata, che quindi potete essere solo voi due, o perlomeno che ciò che in questo momento impedisce il normale svolgersi della vostra relazione, non che chi ha una coppia clandestina sia normale, ci mancherebbe, però vi mancano molto alcune cose che per altre coppie sono la quotidianità. Qua c'è proprio state assolutamente assaporando, sperando con alti e bassi di energia che si verifichi qualche cosa. Ed è esattamente il fatto di poter essere accanto a questa persona a pieno titolo, a pieno titolo. In questo momento questa persona è bloccata, ma cioè è un bloccare, essere bloccati da un legame ufficiale. Non vuol dire un legame più importante di quello che ha con voi, anzi, tenete presente che è vero che la torre ci parla di ufficialità, quindi non poteva che essere questo ciò che ce lo faceva vedere, però è comunque una carta che parla di costrizione, di prigionia, di arrocco, di qualcuno che non si sente bene con la propria pelle. Difatti, la versione, diciamo, edulcorata di questa carta, che è la casa, ci parla proprio della nostra comfort zone. Ecco, quando c'è la torre, la comfort zone non sappiamo più neanche che cosa sia. Quindi è una persona in questo momento che sia impegnata ufficialmente, sia non a suo agio in questa sua situazione, vorrebbe allontanarsene, vorrebbe uscire. Questo è anche quello che voi desiderate. Desiderate che si allontani da questa situazione di ufficialità per poi venirvi a parlare, dirvi, raccontarvi, spiegarvi che ormai esistete solo voi. Questo è un desiderio che hanno molte persone, soprattutto. È comprensibile, vabbè, è comprensibile quando ci siamo, è comprensibile tutto e il contrario di tutto, quindi non è il caso qui di fare di queste considerazioni, però è comprensibile soprattutto per quando c'è una grande connessione e qui devo dire che insomma le carte ci parlano abbastanza chiaro. Certo,
A voi dà fastidio, per esempio, questa carta di ostentazione? Perché? Perché ostenta questa persona anche senza esagerare, però purtroppo, diciamo, l'ufficialità, quindi la parte visibile, spetta al partner ufficiale o alla partner ufficiale. Questa è una cosa che vi dà fastidio. A volte avete anche dubitato delle buone intenzioni di questo vostro amore, cioè non che voglia farvi niente di brutto, ma sulla sua sincerità avete temuto che fossero parole tanto per tenervi buono. Bene, allora, intanto no, per come escono queste cose, ma ricordate che se voi sentite una connessione, certo a volte ce le immaginiamo, ma si capisce subito, dopo poco si capisce quando ce ne immaginiamo. Se siete ancora qui, e qui ci sono coppie che durano da tanto tempo e avete resistito alle intemperie, perché qui ci sono stati anche dei momenti di crisi nera, beh, allora qui evidentemente non dovete dubitare dei sentimenti di questa persona, se no non sarebbe neanche apparsa, guardate, in capo a stesa qua, avere proprio la persona. Vi ricordo che è sempre chiunque sia. Voi qua siete rappresentati dalla consultante, perché le carte le giro io convenzionalmente, quindi là sopra è l'altra persona, quindi quella che voi amate. Allora, se il desiderio è appunto che tranci questo rapporto, soprattutto che non sia più l'altra persona quella che si becca l'ufficialità, ma che siate voi la persona in carica, anche se questa espressione fa un po' gioco a quiz anni 70, però insomma avete capito, spero, che cosa voglio dire. Bene, questo accadrà. Certo che qua ancora ci sarà da discutere, ma tenete presente però che queste serpi non sono, come in effetti sono qui la terza persona, e guardate che qua è l'altra o l'altro che esce con le serpi, quindi nella testa di questo vostro amore la persona principale siete voi, quindi già anche così bisogna interpretarle, non come uscite o come non uscite o come esce l'altra persona. Quindi e si sente imprigionato proprio con questa serpe, che non vuol dire, ecco, non scendiamo subito, perché quello lo dico sempre, non vuol dire che il marito o la moglie o il compagno ufficiale siano delle serpi, non vuol dire questo sempre, no? Magari è una persona tranquillissima che non si è accorta di niente, talmente tranquilla che non si è accorta che questo suo marito, moglie, compagno ha la testa altrove, o magari si è accorta e non gliene frega niente perché ha già qualcun altro. Cioè, cerchiamo di essere un po' ampi, no? Non è serpe, quindi vipera, strega, cattiva, antipatica, no, qua anche questa vostra persona del cuore deve fare la sua parte, quindi è lui o lei che deve tagliare i fili, deve farlo nel modo migliore possibile. Questo tra l'altro è il vostro desiderio, perché risulta chiaramente che non avete voglia di entrare in mezzo a un polverone, no? Urla, liti e grida, no? Quindi sicuramente qui tra di voi dovrete ancora discutere un po', questo sì, ma perché forse questo vostro amore è un po' pigretto, non in cattiva fede, è in buona fede, però un po' pigro, anche perché secondo me adesso già avrebbe margine per uscire da questa situazione, solo che vediamo un po'. Sì, guardate qua la confusione, alla fine come vedete nuvole, bouquet, si riequilibra, quindi vi viene anche un po' ridato quello che vi è stato tolto. Questa relazione che adesso sta così rinasce, ma questo è anche il vostro partner che cala la maschera e torna, no, come nuovo per voi, quindi sì, questo è il desiderio, direi, principale, in questo caso direi unico, io stavo andando a coprire qua. E ci siete voi che, guardate, se non si taglia questo legame, adesso voi siete in mezzo a questo legame che verrà tagliato, siete proprio un po' pressati in questo momento, mi dispiace, cioè avete un'energia pesante attorno a voi in questo momento, perché probabilmente è molto che aspettate. Andiamo qua, oh, ma guarda chi abbiamo qui, siete usciti tutti e due. Allora, questa persona sta facendo un percorso per riuscire ad ottenere ciò che lo farebbe stare bene, ed è un percorso proprio spirituale, ci ha messo un po' a prendere coscienza del fatto che non si poteva andare avanti così,
però sta andando incontro a quest'ancora, quindi sta finalmente convincendosi del fatto che sarà poi il caso appunto di mettere ordine nella propria vita. Ricordo che l'ancora è sempre una carta di raggiunta stabilità, tant'è vero che nel vecchio gioco della speranza l'ancora, chi capitava sull'ancora aveva vinto, cioè ho tutto, sì, vuol dire essere arrivati, no? Ora siamo ancora in questa energia di appeso, quindi si sta lasciando alle spalle un processo di crescita e di riflessione, e soprattutto voi siete altro che appeso, ma il problema sta per finire, quindi aspettate. Se ogni tanto vi viene voglia di fare qualche colpo di testa, penso proprio che non sia il caso. Sta per arrivare finalmente, è un momento come di rinascita, come se resettaste un po' i rapporti tra di voi. C'è ancora un po', lo dico subito, un po' da penare, quindi il risultato c'è, il vostro desiderio si esaudirà abbastanza in fretta, però prima qui c'è ancora qualche discussione, ancora qualche confronto, non vedo rotture, per carità siamo tanti, ma io mi auguro in questi specifici casi di poter andare bene per tutti, però qualche discussione ancora la vedo, soprattutto perché questa persona che amate sarà costretta nel frattempo, da qua quando questo desiderio vostro si realizzerà, a presenziare magari a qualche avvenimento, chiamiamolo ufficiale, insieme alla persona che adesso accanto, quindi magari matrimoni, battesimi o anche magari un qualcosa di più ufficiale, una premiazione. Qui c'è proprio che vi darà fastidio il fatto di vederli come se fosse tutto perfetto. Allora, se avete resistito fino adesso, come dico sempre, potete farlo ancora un po', sapete che tanto poi si andrà a parare verso il raggiungimento del vostro di obiettivo, quindi senza neanche poi, a parte tra voi due, ma senza troppi scossoni, qua questo è un rapporto che finirà, quello tra queste due persone, e poi arriverà da voi e voi potrete finalmente costruire quello che da tanto tempo sembra state mattoncino dopo mattoncino cercando di mettere in piedi. Avete avuto pazienza, non perdetela adesso, ecco questo volevo dire, no? Se no buttiamo via il lavoro. Non vi preoccupate, qui riuscirete a diventare la persona ufficiale alla luce del sole. Il desiderio era questo, ok? Quindi, per chi ha scelto la pietra blu, se vi siete ritrovati, se no probabilmente siete già dall'altra parte. come sempre, se vi è piaciuto mettete il like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, vi mando un enorme in bocca al lupo anche per avere ancora un pochettino di pazienza, poi vedrete che tutto si risolverà, e nel frattempo vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantica. Ciao a tutti. Eccoci allora, per chi ha scelto la pietra bianca, vediamo questo vostro desiderio che avete espresso, lasciamo parlare le carte, lasciamo vedere, stiamo a vedere che cosa avranno da dirci. E cerchiamo di capire anche però se si esaudirà. Allora, un bivio, un desiderio davanti a un bivio, ragazzi, basta che non ne abbiate due, perché qui diventa complicato. Un bivio, qui c'è una scelta evidente, no? Alla base di questo desiderio. Andiamo a vedere che cosa possiamo aggiungere alla partenza di questo desiderio. E questo, allora, questa carta che ci parla della persona quando non ha l'aspetto esteriore per cui è conosciuta in società, no? Quando questa persona è da sola, senza, vedete qui c'è il re solo col libro di preghiere, tutti gli orpelli, le corone, sono tutti appoggiati lì. Qui vediamo l'essenza della persona, quindi questa carta per lo più ci parla proprio di una necessità di spogliarci di pregiudizi e anche di spogliarci di tutto ciò che per cui vogliamo essere conosciuti, quindi tornare a essere noi stessi. E secondo me questa è più una carta di consiglio, proprio perché qui c'è un bivio, che c'è una scelta da fare, e le scelte
come tutti sanno, non dico nulla di nuovo, si fanno meglio quando si è fedeli alla propria natura, quindi se non si sta a guardare che cosa il mondo vuole da noi o che cosa c'è di moda o che cosa potremmo ostentare di più. Dobbiamo essere fedeli a noi stessi, quindi forse è anche la difficoltà che abbiamo adesso a capire veramente che cosa vogliamo al di là di quello che potrebbe farci piacere per come ci percepisce il mondo. Dobbiamo andare a fondo e cercare di capire. Certo che voglio vederlo proprio qual è questo desiderio. Qui ci vuole una grande decisione. Non mi sorprende che con la carta del bivio mi esca la carta della forza. Certo che ci vuole forza d'anima e questo è scontato, però ci vuole anche il coraggio di andare forse controcorrente, quindi questo potrebbe essere un desiderio che magari dà un po' fastidio a qualcuno se voi doveste riuscire ad esaudirlo, ma a noi non importa niente, quindi andiamo avanti e vediamo quali sono gli altri elementi che ci aiutano a comprendere di che cosa si tratta e, come dico, anche vedere se poi la cosa procede, nel senso che volete voi, chiaramente. Beh. Manipolazione. Quando dovete tirare dritto perché qualcuno vi sta un po' cercando di far cambiare idea, ecco perché c'è il bivio, siete indecisi, ma voi il vostro sogno lo sapete qual è, il vostro desiderio lo sapete qual è. Qualcuno vi sta facendo dubitare, vediamo perché. Gratitudine, questo è il nodo da sciogliere, ragazzi. Qui bisogna, avete davanti a voi una grande possibilità, qualcosa di molto grande, e queste carte piano piano, pezzo dopo pezzo, vi stanno dicendo: non lasciate andare questa possibilità, questa opportunità, solo perché vi stanno condizionando. Siate grati che vi è arrivata. Vediamo che cosa. Io poi quando vedo manipolazione divento una iena, quindi adesso mescolo le carte e basta. Allora, dunque, se fosse questa una stesa sull'amore e sentimenti, sarebbe talmente semplice che forse potrei chiudere il video qua. È in arrivo una persona, qua sarebbe il partner che arriva, che torna, una nuova conoscenza, poi con la stesa piano piano si andrebbe a definire. Sono molto cauta nel dare subito questa connotazione a questa stesa, proprio per questo bivio, per questa manipolazione. Dunque, può essere sicuramente qualcosa d'amore, però se per caso non vi ci ritrovate nei sentimenti, darò anche una versione, in questo caso più generica, proprio perché sono carte molto forti e quindi qui però io credo di capire, sì. Allora, è una stesa, vi dico, generica, forte, però non generica, e quindi di tutto un po'. È un messaggio molto forte, riguarda sì una scelta, ma è una scelta che avete già fatto dentro di voi, ecco qua. Quindi quando non pensate a ciò che ci si aspetta da voi, voi avete scelto, il vostro desiderio è di poter mettere in pratica la scelta che avete compiuto. Certo che per come era il taglio, visto che tutto serve e stiamo parlando di una domanda che non c'è, nel senso, voi esprimete il desiderio, però non c'è la famosa domanda chiara e dettagliata, quindi dobbiamo essere aperti un po' a tutto. Quindi qui si tratta di qualche cosa che è nato in voi, adesso vedremo, che su cui vi siete anche ingegnati, vi siete anche fatti diverse possibilità, avete studiato anche come, infatti c'è il bivio, però questo è proprio il lavoro anche dell'intelletto, ma della passione, di quello che vi avrebbe fatto più piacere, di come metterlo in pratica. È qualcosa che riguarda, a mio parere, non solo l'amore, ma anche qualunque inclinazione
che faccia appello al vostro lato emozionale, quindi anche un'attività che vi piace, per la quale vi sentite portati, che vi fa sentire arrivati, nel senso che avete capito, svolgendolo, pensandoci, che facendo quello sareste stati felicissimi, e quindi quella è la cartina di tornasole. Di cosa c'è bisogno? Di sincerità, di essere sinceri con se stessi, con voi stessi, e certo, in questo caso andiamo a vedere cosa abbiamo qua, qua è qualcosa che avete avuto per caso e volete che abbia corso questa storia. Allora, andiamo a vedere se si tratta di amore. Se si tratta di amore, qui è una cosa iniziata come una sbandata, che però vi ha fatto sentire subito diversi da come vi eravate sentiti fino a quel momento. È una sbandata che, ridendo e scherzando, ha preso piede, e il vostro desiderio sarebbe di poter proseguire la vostra vita con questa persona, al di là di tutti gli inconvenienti, di tutti i blocchi, di tutte le intromissioni. È qualcosa che è iniziata per caso, ma che ha ottime possibilità di andare avanti. Ci sono un po' di problemi. E tra i problemi che vedo c'è anche un po' di paura vostra, magari, di mollare il certo per l'incerto, perché sì, avete la sensazione, direi più che giusta, che con questa, chiamiamola, sbandata i vostri sentimenti siano assolutamente corrisposti. È così, però insomma è sempre una decisione pesante ed eccola qui. Poi altre cose, probabilmente voi siete con, cioè questa è una sbandata. Siete con qualcuno, siete già impegnati, ma con qualcuno che risponde a ciò che la gente si aspetta da voi, oppure che vi dà, come dire, non lustro, non avete bisogno di nessuno voi per essere, per avere lustro, però qualcuno con cui fate magari una vita più comoda, e per comoda non intendo solo economicamente, ma il sapere già di poter contare su determinate cose, anche come abitudini, come stile di vita, no? Invece questa persona vi ha, al momento, magari eravate un po' così annoiati, diciamo, nella vostra relazione, questa persona vi ha fatto riscattare, vedete, la molla, poi però le cose sono diventate serie, mai ve lo sareste aspettato, e voi sperate che di poter cambiare, di poter andare, di poter seguire la strada che volete di questo bivio senza essere condizionati, e quindi un po' anche manipolati da chi vi sta attorno, che magari vi consiglia, per chi lo sa, di non fare sciocchezze, di non commettere cose avventate, perché poi te ne potresti pentire. Tutte cose vere, però se si fa così, alla nascita potremmo andare direttamente a vivere chiusi in un armadio e usciamo quando è arrivato il nostro momento, cioè un po' bisogna rischiare, se no che vita è? È quello che dico anche quando leggo, quando faccio le letture. Le letture va benissimo, però ci devono servire anche, magari cambiamo prospettiva su una situazione e poi decidiamo da soli, perché non è che ci facciamo decidere la vita, no, da queste cose. Però quando abbiamo queste situazioni così analizzate in questo modo, ecco, qui state esprimendo un desiderio, il desiderio in questo caso che ho appena finito di raccontarvi, io direi che le cose si mettono piuttosto bene. Se non vi concentrate su quello che lasciate, che permettetemi di dire è un po' inaridito, e se ringraziate invece l'universo che vi ha mandato questa grande possibilità di riprendere a vivere la vostra vita sentimentale con grande slancio, con grande amore e sentimenti, soprattutto grande passione. Voi volete che la situazione, che vorreste riuscire ad abbandonare, chiamiamolo, il vecchio. Non parlo di una persona, il vecchio, il vostro passato, per il nuovo alla luce del sole, con chiarezza, con onestà, con rettitudine e con una nuova energia. Beh, questo è quello che esce, quindi se questa è la scelta che temete di non saper fare, o se dubitate se fare o no questa scelta, e questo è il vostro desiderio, in questo caso intanto la risposta affermativa sì, si esaudirà, e questa stesa spero che vi aiuti, per quel poco che può fare, a rassicurarvi anche su questa persona che vi ha un po' stravolto la vita. Certamente questa è una stesa, come vi dicevo, più generica, che parla anche di passioni in generale, quindi la passione può essere appunto cambiare pelle, cambiare pelle, cambiare stile di vita, cambiare attività, quindi non parlo solo di cambiare lavoro, è qua proprio attività.
fate, che ne so, qualunque lavoro, magari primo che mi viene in mente, giornalista, per dire, no? E domani volete andare a fare il commercialista, non sono esattamente la stessa cosa. Oppure lavorate a contatto con tanta gente, adesso, fino adesso avete lavorato magari in un negozio o in un grande magazzino e decidete di andare a vivere in una casetta sperduta perché vi piace stare lì e a coltivare magari qualche strana, strana no, insomma qualche nuova coltivazione un po' esotica, cioè questo può essere. Oppure un grande manager e decidete di andare a stare in un'isola deserta, cioè questo è proprio quello che voi vorreste fare. È chiaro che questo va assolutamente contro tutto, no? Anche magari, soprattutto se avete delle persone care attorno a voi, sperando che non vi debbano seguire, nel qual caso capisco che questo sia un dubbio ancora più difficile da risolvere, però voi vorreste proprio seguire questa inclinazione perché, come vedete, qui a Centro Esteso abbiamo proprio che la vostra passione vi fa sentire pieni, realizzati. Cioè, siete venuti a conoscenza così di qualcosa da poter fare che vi ha fatto capire che fino adesso pensavate di essere sereni e tranquilli con la vostra attività o col vostro stile di vita, fino a quando non è subentrato per caso qualcosa che vi ha fatto capire che la vostra strada era tutt'altro, tutt'altro. E quando dico tutt'altro è tutt'altro, proprio anche il contrario di quello che state facendo. È logico che se sentite questa grande passione, il vostro desiderio è riuscire a compiere questa scelta per poter poi proseguire stando bene come vi sentite quando fate questo. Certo, ci sono cose da tenere presente, ecco perché qua c'è anche la forza, no? Che dice che dobbiamo proprio, insomma, farcela di forza e usarla, ma tenete presente soprattutto in questa seconda interpretazione e anche nell'altra. Però qua è quello che siete voi. Al netto di tutto ciò che siete per gli altri, io non voglio assolutamente consigliarvi di mandare a monte legami familiari, amicizie, così, però qua sta proprio dicendo dai retta a quello che sei, non a quello che vedono o quello che gli altri vogliono vedere per operare questa scelta, quindi per raggiungere questo desiderio. Perciò se state desiderando di riuscire a cambiare vita sulla base di una passione che avete, beh, allora questo è il vostro. È la vostra variante, questo è un sì che ci parla proprio di quella nuova persona che avete scoperto dentro di voi e vi fa onore, ecco perché abbiamo qua gratitudine, perché dovete sentirvi grati a quello che vi ha messo davanti l'universo e già vi sentite grati di aver scoperto questo qualcosa. Allora, quindi andando a prendere tutte e due le versioni, questa è un po' più generica, ripeto, non parla solo di lavoro, ma proprio di vita, quindi anche, guardate qua, dare un taglio a ciò a cui, alle abitudini, dare un taglio a ciò che siete anche per gli altri. Eh sì, vediamo questo chiarimento su questa passione. Oh, adesso state facendo buon viso a cattivo gioco, siete in un momento in cui vi pesa molto essere così perché non sapete bene cosa fare e come andare avanti, però guardate che qui io sono certa, eccola questa scelta. Non tenetela chiusa, qui c'è spazio per quello che amate fare, guardate, riuscite, riuscite, riuscite. Sì, eccovi qua. Seguite il vostro cuore, seguite la vostra propensione a fare questa cosa o a stare con questa persona, se lo fate con amore, lo fate con gratitudine, lo fate con una vostra come dire sicurezza che è proprio quello che corrisponde a voi, vedrete che troverete automaticamente, si apriranno le strade per non destabilizzare nessuno, perché anche questo vi dispiacerebbe. Vedrete che poi è la vita che vi guida, se lo fate proprio perché vivete con gratitudine questo momento della vostra vita. Quindi questo, anche questo è un sì, sono molto contenta, quindi questo desiderio così, adesso che vi sta un po' creando qualche angoscia, vedrete che passa tutto, siate fedeli a voi stessi. Ricordatevi questa carta, ve la metto qua, perché è l'essenza di questa stesa. Siate
siate fedeli a voi stessi, vedete, gli altri capiranno, quando vi vedranno felice gli altri capiranno. Certo, no, ci sono situazioni più complicate di altre, in ogni caso qua quello che dovevo vedere è se riuscivate a esaudire il desiderio, questo è un sì. Quindi anche per voi che avete scelto la pietra bianca, come sempre vi ringrazio, se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete il like, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, poi attivate le notifiche, vi aspetto anche su Instagram come Cartomantic. Nel frattempo vi faccio un enorme in bocca al lupo, forza e coraggio, e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao a tutti. Bene, con questo siamo arrivati alla fine di questo interattivo, spero che vi sia stato utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti, vi ringrazio di essere stati fino a qui con me, vi invito nuovamente, se lo volete, a iscrivervi al canale, attivare le notifiche, a seguirmi su Instagram, sono sempre Cartomantic, quindi mi trovate senza fatica se lo desiderate. Nel frattempo, come sempre, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao a tutti!